Ok, si va. Questa estensione è per Facebook, per aprire tutte le schede in un unico posto. Trovata da questo sviluppatore di fama internazionale, dove io prendo tutte le nozioni. Ecco, l'estensione che vi sto spiegando è questa. Eccola qua. Boccoglio. Questa è l'estensione che lui adopera. È quella che sto usando attualmente, dice lui. La più utile se si hanno tanti siti preferiti nel segnalibro. Vediamo qua. Dai pulsanti in alto si possono vedere le liste applicazioni preferite chiusi di recente. In alto ci sono i link per entrare nei siti più usati del mondo. La casella di cerchia, va bene. Allora, se volete io parto da qua per dimostrarvi, ma siccome che voi non lo conoscete, partiamo subito da Google, scriviamo Boccoglio. Ecco. Da grande, eccolo qua, Boccoglio, è questo praticamente, scusate il ritardo, ma questa è l'estensione Boccoglio da Chrome Web Store. Cliccateci sopra, dal Web Store si aggiunge subito in automatico, qua è aggiunto Chrome, voi cliccateci sopra perché troverete aggiungi a Chrome. A cosa serve? Serve per avere in unica schermata tutte queste cose che abbiamo parlato poc'anzi. Tutte le cartelle e le pagine aperte, come si può vedere. Ok. Come funziona? Allora, andando in automatico è andata. In automatico, voi quando aprite una nuova cartella, ad esempio, una volta fatto solo questa semplice operazione, vi si aprirà questa. Sono tutte le cose che avete visto qua, che praticamente sono dentro qua. Tutte in unica schermata. Barra di preferiti, Twitter, Google Plus, Salvatore Arzulla. Tutto quanto vi serve. Io ho cliccato sopra, a caso. Andiamo ancora, apriamo un'altra scheda. Templari. È un'estensione mia interna di Facebook. Con 2272 personaggi che io non conosco, ma li metto e capisco le loro notizie comunque. Quando pubblicano qualcosa, mi viene in automatico anche in questa pagina. O quasi tutti sono. Allora, io avrei anche chiuso. Apriamo un'altra scheda, facciamo un'altra. Su Twitter, ecco, questa è la mia pagina Twitter, è tutto a portata di mano senza fare nessun sforzo, naturalmente. Apriamo ancora, si possono togliere queste naturalmente. Ecco qua, un altro sviluppatore di Milano, Fabrizio Trentacosti. Molto bravo, alla pari dell'altro. E anche questo mi manda le sue notifiche tramite email, oppure mettete mi piace sulla sua pagina e vi verrà tutti gli aggiornamenti che lui trova in anticipo anche prima che i giornali lo pubblichino, oppure prima che Facebook e Google lo metta in commercio. Io certe cose le so anche 6 mesi prima. Io vi saluto, chiuderei. Da Gino.
come al solito questo si blocca, ho detto no.